Non lo so. Sto fratelli e sorelle, celebriamo quest'oggi la memoria di San Ciro, medico, eremita e martire, e la memoria di San Giovanni Bosco. Ciro il medico, il martire, Giovanni Bosco l'educatore, il maestro della gioventù. In questa Santa Messa vogliamo innanzitutto pregare per tutte le persone che portano il nome di Ciro, che sono presenti in mezzo a noi,
Vogliamo affidare e ringraziare al Signore tutti coloro che prestano servizio come medici, come infermieri, come operatori sanitari, a tutti coloro che prestano servizio come insegnanti, come personale scolastico. Ecco, oggi davvero vogliamo ringraziare il Signore per tutti coloro che si spendono per la sanità e la scuola, che sono solitamente le due sorelline più martellate da parte di tutte le scelte, le più tagliate, infatti, martellate proprio da tutte le scelte, perché si alternano destre, sinistre, però quando c'è da tagliare sempre su scuola e sanità, ecco, chissà perché, sono le cose che servono davvero. Noi davvero come Italia dobbiamo ringraziare di avere scuola e sanità pubblica. A volte noi ci lamentiamo, a volte, sempre, però non ci rendiamo conto, l'ospedale non funziona, la scuola non funziona, quello non funziona, però ecco, basta spostare poco poco il naso fuori dalle nostre nazioni per vedere che dalle altre parti non hanno la scuola e la sanità pubblica. Uno dice, ma ce l'hanno private. No, esistono le assicurazioni, se uno non ce l'ha si muore. Pensate alla gloriosissima patria delle libertà, gli Stati Uniti d'America: se non hai l'assicurazione sanitaria non metti nemmeno piede in ospedale, tu arrivi morente, la prima cosa che ti chiedono è se hai l'assicurazione sanitaria. Allora noi vogliamo ringraziare per tanti che operano e soprattutto vogliamo ringraziare il Signore perché, ecco, la scuola e la sanità, prima di essere delle attività dello Stato, sono stati degli impegni che la Chiesa si è preso nel corso della storia. A volte ce lo dimentichiamo, tante cose, basta vedere la storia. Prima tutte le scuole erano scuole cattoliche, gli ospedali erano dei religiosi, ecco, e poi anche tanti santi si sono impegnati. Ecco, San Ciro e San Giovanni Bosco magari sono forse quelli che conosciamo di più, però penso per esempio al campo medico, San Giuseppe Moscati, che andava tutti i giorni al Gesù Nuovo, alla messa nella cappella di San Ciro, e si ispirava a San Ciro. I santi Cosme e Damiano, che erano dottori, ma penso a tanti missionari, infermieri, insegnanti, ma San Giovanni Bosco, insegnante, Don Milani, quest'anno sono 100 anni dalla nascita di Don Milani. Ecco, abbiamo tanti fulgidi esempi di figure che si sono spese davvero totalmente per gli altri. Allora davvero noi vogliamo ringraziare, ringraziando le persone che del nostro paese, ecco, si dedicano a queste opere di misericordia. In fondo fanno parte delle opere di misericordia corporale, prendersi cura degli ammalati e insegnare. Allora all'inizio di questa messa ringraziamo, facciamo Eucaristia e allo stesso tempo chiediamo perdono per tutte quelle volte che non sappiamo amare nella nostra vita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo.
La fraterna intercessione dei santi Ciro, medico, eremita e martire, e Giovanni Bosco ci ottenga il tuo aiuto, Signore, perché celebrando devotamente la loro memoria possiamo essere partecipi della loro sorte beata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E oggi dimenticavo, vogliamo avere anche un pensiero, un ricordo nella preghiera per il vescovo, per l'arcivescovo coadiutore Ciro Miniero, che festeggia oggi il compleanno e l'onomastico, quindi da buon napoletano, quindi devoto di San Ciro, ha celebrato stamattina a Grottaglie, ha fatto il suo esordio nella patria di San Ciro. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Parola di Dio. Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano. Ti loderanno, Signore. Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati. Loderanno il Signore quanti lo cercano. Il vostro cuore viva per sempre. Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano. A Lui solo si prosteranno quanti dormono sottoterra, davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano. Lo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza:
La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli si guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratelli di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, non vi nascondo che per me questo è sempre un giorno carico di emozioni. Poi oggi ho avuto il dono, dopo diversi anni, di riuscire finalmente, tra un incastro e l'altro, di vedere dopo tanti anni, ieri sera, la Fogra, e soprattutto invece questa mattina l'onore, la gioia di presiedere la messa nella chiesa madre di Grottaglie stamattina. E quindi, ecco, presiedere la messa in un luogo caro, perché per, come dicevo stamattina, per noi grottagliesi San Ciro è un dono grande che San Francesco ci ha fatto. È importante ricordare questo, perché se noi oggi nelle nostre terre qui possiamo venerare San Ciro è perché San Francesco de Geronimo ne ha portato il culto. Anche a Napoli, quando San Francesco predicava e andava in giro, San Francesco ha operato a Napoli per oltre 40 anni, lui voleva andare in India, voleva andare, e il superiore dei gesuiti, sapete, gesuiti, ordine Sant'Ignazio, da buon soldato, qui aveva fondato proprio una compagnia, proprio come se fosse un esercito, e quindi l'obbedienza era... è tuttora per i gesuiti una cosa sacrosanta. E quello, il superiore dell'epoca, gli disse a San Francesco: «Le tue Indie sono Napoli». San Francesco, che era un tipo anche scherzoso nella sua austerità, quando scriveva al superiore, gli scriveva: «Ti scrivo dalle Indie di qua giù», ed era Napoli. San Francesco davvero si è consumato, per chi ha potuto vedere
il corpo di San Francesco che ha Grottaglie, ma anche alcune immagini di San Francesco, quella un po' si vede qualcosa. San Francesco si è ridotto completamente all'osso, perché ha speso tutta la sua vita nella predicazione per Napoli, nei luoghi più poveri, e lui andava, predicava, confessava e celebrava la messa. E poi faceva queste le missioni. Pensate, San Francesco de Geronimo è ricordato anche sui libri di storia della Chiesa, perché nel 1700 faceva queste missioni, soprattutto nella terra d'Otranto, nel Salento, che era la sua terra. Quindi è passato da Grottaglie, è passato da tutte queste parti, e soprattutto da Grottaglie ha incentivato il culto di San Ciro, perché San Francesco, anche a Napoli, lui compiva questo sacramentale che vivremo anche questa sera, l'unzione con l'olio benedetto di San Ciro a tutti quanti. Lui ogni prodigio che operava, ogni cosa, anche i miracoli, che li attribuiva tutti a San Ciro, e indicava tutti San Ciro come esempio di vita. E San Ciro davvero è un esempio di vita, perché può sembrare a noi un santo molto lontano, perché parliamo alla fine del terzo, quarto secolo dopo Cristo, siamo sotto la grande persecuzione di Diocleziano. Ecco, i martiri che sono ricordati insieme sono Ciro di Alessandria e Giovanni di Edessa. Ecco, questi due, Ciro era medico, furono martirizzati e avevano uno stile di vita, che siamo nel periodo in cui iniziano a nascere queste forme di vita ascetica, in cui si viveva, ecco, lui era medico, quindi si prendeva cura della salute delle persone, non solo di quella fisica ma anche di quella spirituale, perché era cristiano, e quindi associava l'arte medica corporale all'arte medica spirituale. Ma poi soprattutto era eremita, scelse di vivere questo contatto stretto con Dio. Oggi questo può sembrare una scelta di... Guardate, la Chiesa oggi sta riflettendo tanto su questa cosa, perché noi lo riduciamo a un discorso celibato, castità, non celibato, ma ecco, qui c'è la scelta di una persona, di tante persone che nel corso della storia, per vivere la loro unione con Cristo, hanno pensato di viverla in un modo originale, che si confacesse alla loro vita. Perché uno dice, ma uno che non è sposato, uno che è sposato non può vivere la comunione con Cristo? Certo che la può vivere. Ognuno nel suo stato di vita, infatti. Non è che se uno si sposa o uno sta con una donna, con un uomo, non è cattolico. A volte passa questa mentalità, no. Però lui ha scelto di fare l'eremita, cioè di dedicarsi completamente, completamente, consacrarsi a Dio, consacrarsi alla preghiera, una vita totalmente immersa nel silenzio della mondanità e nell'ascolto della parola di Dio e nella preghiera. Ha pagato questa scelta, che è una scelta controcorrente, col martirio. E al di là della focra, San Ciro è stato decapitato. Si fa la focra a Grottaglie perché il fuoco è il simbolo che richiama il martirio, ma il martirio di Ciro è avvenuto secondo decapitazione. E poi Giovanni Bosco, beh, permettetemi anche da ex allievo salesiano, una menzione molto importante, come spiegavo ai bambini ieri. San Giovanni Bosco si può dire che è una figura molto importante, perché innanzitutto bisogna collocarlo nella Torino del XIX secolo. La Torino del XIX secolo è una città che sta vivendo una grande rivoluzione industriale, una città che è chiamata la città degli architetti, perché è il periodo in cui tante belle costruzioni, tante bei palazzi, ecco, nascono. È da lì che partirà, con le giuste
considerazioni che poi gli storici dovrebbero fare, l'unità d'Italia a trazione settentrionale, un appiattimento dell'Italia sul settentrione, quindi un'unità nazionale a trazione sabauda, a trazione piemontese, con Camillo, non l'ho fatto apposta. Tutti da Torino arrivano queste cose. Però è anche un periodo di grandi santi a Torino. Era un periodo di grandi santi, perché pensate, a Torino si sviluppa in quel periodo l'opera di San Giuseppe Cottolengo, per esempio per i medici, gli infermieri, la conoscete l'opera del Cottolengo di Torino? È una grandissima città all'interno di Torino, è una cittadella, dove venivano lasciati anche orfani, i bambini che avevano le più brutte malformazioni. Lì troviamo delle malattie proprio rare. Veramente andare al Cottolengo, ecco, per esempio un medico a volte cerca di fare delle esperienze in Africa, ed è giusto farle in queste terre, però abbiamo anche delle zone in Italia dove si potrebbero fare delle esperienze di servizio, di volontariato, che è una di queste opere, il Cottolengo di Torino. Ecco lì, ecco, in quel periodo nella società industriale è normale, purtroppo avviene che ai margini di quelle società che crescono ci sono gli scartati di sempre della storia, tra cui molti ragazzi. Don Bosco ha l'intuizione, Don Bosco, che vedendo questi giovani che facevano il percorso dalla strada alle prigioni, quello era il percorso che faceva un giovane. Giovanni Bosco riprende un'intuizione di un altro grande santo, Filippo Neri, del 1500, l'oratorio, ma lo perfeziona. Non solo luogo di preghiera, ma luogo di formazione. Allora inizia negli oratori quello che sarà la formazione cristiana, la formazione umana, la formazione culturale. E allora nascono il grande oratorio di Valdocco a Torino, che è un oratorio dove tantissimi giovani, poi Don Bosco accompagnato dalla sua grande mamma, mamma Margherita, tra i suoi fiori più belli, San Domenico Savio. Ecco, lì Don Bosco inizia a dare che cosa? Un'istruzione, le scuole. Non c'era la scuola pubblica ancora. I ragazzi studiavano materie umanistiche e materie professionali. Oggi veramente ci sono tante leggi che non permettono. Ne parlavamo l'altro giorno in classe con i ragazzi. Io dicevo: ragazzi, lo so che mi potreste anche denunciare, ma se l'estate, invece di stare sul cellulare o a pascolare sulla riva del mare, a vedere l'onda che vi sbatte sui pollici dei piedi, se avete un genitore che sa fare un lavoro manuale, o uno zio, o un nonno, fatelo, imparatelo, un mestiere, imparatevelo, perché un domani, non si sa mai, ti trovi con una laurea in medicina e poi 20.000 persone a fare il concorso per fare lo spazzino. È un lavoro che nobilita pure quello, però perché c'è oggi tanti laureati che si trovano a fare lavori per cui non hanno studiato, non si sono preparati, e alcuni perché aspettano il lavoro che sognavano rimangono lì ad aspettare. Ecco, Don Bosco dava la formazione umana, culturale, questi ragazzi che imparavano a leggere e scrivere, imparare le materie classiche e imparare l'avviamento professionale. Oggi, se noi prendiamo le scuole salesiane sparse nel mondo, sono
in Italia ancora ne è rimasta qualcuna, perché i salesiani hanno vissuto una grande crisi, ma se noi vendiamo per esempio in Africa, in Sud America, in Asia, le grandi scuole salesiane o le grandi scuole dei gesuiti, sono delle scuole di pensiero, ma anche delle scuole di lavoro, dove si imparano mestieri, falegnamerie, carpenteria, dove si impara di tutto. E ragazzi che vengono avviati al lavoro. Ecco che non è l'alternanza scuola-lavoro che abbiamo in Italia. È fare all'interno della scuola dei percorsi lavorativi seri, senza rischiare la vita. Allora ecco Ciro, San Giovanni Bosco, e permettetemi anche una parola sulla parola di quest'oggi. Innanzitutto la pagina del Vangelo, guardate, una pagina stupenda. La sofferenza unisce tutti. Qui abbiamo una bambina di 12 anni, non so se ci avete fatto caso alle coincidenze, Sant'Agostino diceva che non esistono coincidenze ma provvidenze. La bambina a 12 anni, la donna affetta da 12 anni da perdite di sangue. Poi mi dispiace che nel giorno di San Ciro è capitata questa lettura, perché Luca, che riporta lo stesso passo, essendo dottore medico, elimina una frase. Avete sentito che a un certo punto Marco dice anzi, piuttosto peggiorando, spendendo tutti i suoi averi, avendo molto sofferto per opera di molti medici, Luca la elimina quella frase, perché significa buttarsi la zappa sui piedi. Luca è un dottore, quindi per non far fare brutta figura alla categoria. Invece Marco, che non se ne frega niente della categoria, dice: questa donna che aveva girato magari molti dottori, anzi l'avevano fregata economicamente e con la salute, era pure peggiorata. Ecco quello che dicevo stamattina proprio a Grottaglie. Perché è importante? Perché tanta gente passa, guardate, per San Ciro non è che si fa lo stesso chissà che cosa. Noi a volte pensiamo che per fare una festa serva che devi fare tutte queste cose. A volte la fede di un popolo tira più di una luminaria e di un fuoco. Mo non guardate quello che sta diventando la Fogra, queste cose qua molto sceniche, molte cose, ma c'è sempre stata tanta gente, anche quando c'era solo la pira, senza i fuochi, i suoni e le luci. C'era tanta gente anche quando non c'era tutta sta... E tantissima gente che va alla processione, folle immense, ecco. Perché va? Perché ha bisogno di toccare con mano, come quella donna. Ha bisogno, anche se tocco con un lembo del suo mantello, anche se lo sfioro, sarò salvata. Figlia, la tua fede ti ha salvato. La fede ha bisogno anche di fisicità, ha bisogno di concretezza. Diceva Tertulliano, un martire dei primi secoli, diceva: caro cardo salutis, la carne è il cardine della salvezza. Noi non dimentichiamoci che Gesù ci ha salvato, Dio ci ha salvato facendosi carne. Ed è stupendo che Gesù si lascia toccare. Si lascia toccare. E lo sguardo di Gesù non è come lo sguardo neanche quello degli apostoli. Cristo dice a un certo punto: chi mi ha toccato? E quelli dicono quasi a prenderlo in giro: ma com'è? Con tanta gente ti chiedi chi ti ha toccato? No, Gesù sta cercando con gli occhi quella persona. E allora qui lo sguardo del medico, lo sguardo dell'insegnante, lo sguardo di chi ama, è uno sguardo diverso. Perché tu in mezzo alla folla riesci a scorgere un volto. Ecco che Don Bosco diceva che l'educazione è una cosa di cuore, l'amorevolezza. E l'ultimissima cosa che ci insegnano questi santi, partendo da quello che diceva San Francesco de Geronimo, che predicava col crocifisso: tornate a Cristo, diceva. Ecco la lettera agli Ebrei,
corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti. La vita è un percorso, a volte si corre, a volte si va un po' più piano, però tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Ecco, questo deve essere il criterio per la Chiesa, per il cristiano, per tutti. Tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Ecco, carissimi amici, mi rivolgo soprattutto ai medici, al personale sanitario, agli insegnanti, al personale scolastico e a tutti quanti. Innanzitutto sentite lo sguardo di Gesù su di voi. Così come ha scelto il Papa nel suo motto, guardato con sguardo di elezione, lo seguì, è il passo di Matteo. Lo guardò e gli disse, seguimi. Ecco, quando uno si sente guardato, si sente amato, allora, ecco, noi possiamo guardare a Lui. È il criterio della bontà di noi facciamo quel di più che qualitativamente migliora il nostro servizio, la nostra missione, è proprio tenere fisso quello sguardo su Gesù. Ecco, ci aiuti davvero il Signore oggi, sull'esempio di Ciro, sull'esempio di Giovanni Bosco, ad aiutare la gente che soffre, la gente che ha bisogno di essere istruita, a tenere fisso lo sguardo su Gesù, perché Gesù, che rivela l'uomo all'uomo, può aiutare ogni persona a essere pienamente più persona. Sia lodato Gesù Cristo. Adesso vivremo il momento sacramentale, verrete in fila indiana davanti a me e io vi ungerò con l'olio benedetto di San Ciro. Thank you.
Adesso insieme al sindaco, prego, al sindaco, invito qui, cominciamo dal personale sanitario, tutti i medici, infermieri, personale sanitario, prego. Qualcun altro che lavora in ospedale da qualche parte, qualcuno che è in pensione dall'ospedale? No. Grazie. Aspetta, sì. Gli insegnanti, anche gli insegnanti in pensione, c'è qualcuno? Personale scolastico? Sono altri? Consegno anche al sindaco. Ecco, poi Enzo e Claudio, ne portate di quelli di San Ciro, poi dove lavorate. È vero che stesuor a madre a caposala? Vabbè, non fai niente, facci tu. La caposala, cioè mi ha rubato la fatia, a me mi ha rubato la guerra di mancia. Continuiamo con l'offertorio adesso. Tutti date l'immaginetta sia di San Ciro che di San Giovanni Bosco.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti presentiamo le nostre offerte, Signore, e ti preghiamo di donare a noi quell'amore filiale che hai infuso nei santi Ciro e Giovanni Bosco, perché serviamo al tuo altare con animo puro e cuore generoso e celebriamo il sacrificio a te gradito, fonte della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita dei santi Ciro, medico, eremita e martire, Giovanni Bosco, ci offri un esempio. Nella comunione con loro un vincolo di amore fraterno. Nella loro intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli, nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra,
rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo, il Vescovo Coadiutore Ciro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Ciro, San Giovanni Bosco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna.
ricordo semplicemente che il 2 vivremo, innanzitutto ringrazio davvero Pasquale Figocelli con Teletrio per aver permesso la diretta di questa messa. Ecco, trasmetteremo anche la messa del 2 sera della presentazione di Gesù al Tempio, l'invito a tutti quanti. Ecco, abbiamo mandato questa mattina i permessi per farli protocollare, vero? No? Li abbiamo portati al comune? Sì, sì. In modo che iniziare, tempo permettendo, il 2 iniziamo la messa da fuori, alle 18:15 ci raduniamo lì, poi facciamo la benedizione delle candele quando suona la campana ed entriamo in processione in chiesa tutti con le candele accese, la candelora. E poi il giorno dopo, ecco, memoria di San Biagio, primo venerdì del mese, ci sarà la benedizione della gola durante la Santa Messa. Adesso invito Claudio, a nome di tutto il personale sanitario, che leggerà la preghiera di San Ciro, e Lisetta, che leggerà la preghiera a San Giovanni Bosco, a nome di tutto il corpo docenti. La preghiera ce l'avete sull'immaginetta. Prima la preghiera a San Ciro e poi la preghiera a San Giovanni Bosco. O glorioso San Ciro, che per le tue grandi virtù sei così caro a Dio e potente intercessore presso il suo trono, con grande fiducia ricorro a te. Per la viva fede che rese le tue preghiere più efficaci delle cure approntate dalla umana sapienza, ottienimi la guarigione dalle infermità fisiche e morali che mi contristano. Per l'ardore che fece di te un esemplare penitente, fa che io abbia in orrore il peccato e vinca sempre le tentazioni che cercano di allontanarmi dal mio Dio. Per lo zelo che ti spinse al martirio, ottienimi la forza di imitare le tue virtù e la grazia della perseveranza. Possa così, al termine della mia vita terrena, meritare da Dio il premio della beata eternità. Così sia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Padre e Maestro della gioventù, San Giovanni Bosco, che tanto lavorasti per la salvezza delle anime, sii nostra guida nel cercare il bene delle anime nostre e la salvezza del prossimo. Aiutaci a vincere le passioni e il rispetto umano. Insegnaci ad amare Gesù sacramentato, Maria Ausiliatrice e il Papa. E implora da noi, per noi, una buona morte, affinché possiamo raggiungerti in paradiso. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E adesso vogliamo recitare un'Ave Maria alla Vergine Santa di Lourdes, siamo nelle 15 visite. Vogliamo accompagnare con la nostra preghiera il Santo Padre Francesco, che sta compiendo questo viaggio di pace, di speranza nella Repubblica Democratica del Congo, piagata dalla guerra, e nel Sud Sudan. Ecco, invito anche chi può, a volte a casa si vedono tante cose, ecco, però seguire ogni tanto quello che sono dei passi storici, soprattutto il Papa sta andando in terre dove si sta combattendo, tra l'altro, quindi oggi ho avuto un'accoglienza, ho visto il Papa proprio una festa, la gente, addirittura ho visto alcune immagini che si sta muovendo dai villaggi, da giorni, a piedi, insieme ai loro vescovi, bellissima questa immagine. Di solito i vescovi arrivano con le macchine belle, tutte sontuose. Invece, per esempio, mi colpiva l'immagine del vescovo Christian in Sud Sudan, che a piedi sta partendo. Lui è vescovo di una zona enorme del Sud Sudan, è partito diversi giorni fa a piedi, villaggio per villaggio, sta raccogliendo tutte le persone e a piedi stanno andando incontro al Papa. Si incontreranno poi quando il Papa arriverà nel Sud Sudan. È un momento, veramente sono
ecco, immagini di una chiesa che davvero cammina, di una chiesa che rischia anche, che ha coraggio. E quindi questo noi dovremmo, ecco, guardare anche a queste esperienze di chiesa e sosteniamo i passi del nostro Papa Francesco. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette, ora incenserò San Ciro, poi darò la benedizione solenne per l'intercessione dei Santi e poi invito tutto il personale sanitario, col sindaco, il personale scolastico, ci facciamo una bella foto tutti insieme qui davanti. Anche noi terremo la statua fino a domenica come a Grottaglie, quindi fino a domenica la statua sarà esposta qui davanti all'altare per la venerazione del popolo di Dio. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne e ogni invocazione rispondete Amen. Dio nostro Padre che ci ha riuniti per celebrare oggi la memoria dei Santi Ciro, medico, eremita e martire Giovanni Bosco, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore che ha manifestato in San Ciro e San Giovanni Bosco la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo che in San Ciro e in San Giovanni Bosco ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E per intercessione di San Ciro, medico, eremita e martire, e di San Giovanni Bosco, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa continua nella vita, andate in pace.